Non il solito Chieti, che a Sora conserva l'imbattibilità in trasferta ma perde la vetta del girone, ora occupata dalla San Benedettese in solitaria, e domenica ci sarà la super sfida proprio all'Angelini. Altomei finisce 1-1 in una partita che ha offerto emozioni con il contagocce. Il Sora ha messo in campo le sue armi migliori, ovvero corsa ed entusiasmo. Il Chieti è stato poco lucido, soprattutto nelle soluzioni dell'ultimo passaggio. Ignoffo dirotta in panchina Ceccarelli, che non ha superato del tutto il problema muscolare. Al suo posto c'è Gibilterra. Per il resto stessi uomini che hanno vinto in casa con il Termoli. Dall'altra parte Schettino inserisce in difesa il rientrante Gemini. Dirige Rinaldi di Novi Ligure. Nei primi 45 da segnalare un tiro di Marchetti alto al 17esimo e la conclusione di Stampete respinta da Servalli. Per il Chieti nessun tiro verso la porta avversaria. Con le immagini di Alberto Capo, la ripresa. Sembra partire meglio il Chieti. Al nono un tiro cross di Casciano, per poco non beffa Boscolo. 21esimo, disimpegno errato del Sora, sfera recuperata da Oddo appena entrato, tiro immediato di poco al lato. Al 32esimo arriva improvviso il vantaggio del Sora. Il Chieti perde palla, Bauco può correre verso l'area, l'11 di casa conclude verso la porta, tiro non irresistibile ma preciso, la palla colpisce il palo e poi si insacca. Il Chieti schiuma rabbia, al 37esimo ci prova fallo, conclusione in precario equilibrio, debole. 2 minuti dopo il pareggio, azione un po' confusa, la palla arriva nei pressi di Cordova che serve sotto porta Forgione. Il capitano deve solo spingere la sfera in rete. Secondo centro stagionale per lui. Non succede altro. Al triplice fischio i giocatori del Chieti vanno sotto il settore dei 400 tifosi neroverdi. La testa è già domenica al big match contro la capolista San Benedettese.